Bentornati a un nuovo appuntamento con Zona Dilettanti. Questo è il quarto di questa nuova avventura e il secondo in cui trattiamo di una vera e propria emergenza che è più grande di noi, che ci ha ridimensionati in tante cose, che ci ha insegnato diverse accortezze da tenere, ma non ancora abbastanza comprese da tutti. Il nostro dovere è attraverso Teleponte, equonews.it, ringrazio per la parte tecnica Gilberto Marinozzi e tutti gli ospiti che si sono succeduti in queste ultime due puntate e che incontreremo anche in questa naturalmente, perché ci permettono di fare davvero il punto su alcune situazioni. Tutti noi abbiamo dei piccoli e grandi doveri, ognuno di noi sta cercando di fare quello che può per portare avanti la normalità ai tempi della non normalità. Ma vogliamo capire attraverso tutti i punti di vista cosa c'è ancora da fare di urgentissimo, cosa sta funzionando tra le accortezze e le misure già prese e cosa magari può anche alleviare queste situazioni un po' particolari che ci costringono a vivere più reclusi del solito. Oggi qui in studio, come vedrete tra pochissimo, io sono completamente sola, c'è uno spazio molto ampio intorno a me, ma non sarò da sola in senso letterale, perché tra gli ospiti sono felice di avere con noi ad aprire la trasmissione Pina Manente. Benvenuta Pina. Ciao, Oh, grazie, saluto tutti. ovviamente via Skype in maniera prudenziale. Tu stai lavorando in quanto giornalista dalla tua sede operativa che è casa in questi giorni e sei Sì. anche addetto stampa della provincia di Teramo, ricordiamolo, oltre che curatrice di diverse iniziative di cui parleremo tra poco. Come giornalista in questi giorni, tu come ti senti in prima persona? Perché tante volte vi tuffate dentro il lavoro, ci si tuffa dentro il lavoro e ci si sente in prima linea, si raccolgono tante sensazioni molto, molto calde. Allora, guarda, le riflessioni sono tante ovviamente e questa è la prima volta che ci troviamo a gestire tutti insieme in tutto il mondo una situazione di questo tipo. Quindi chiaramente siamo tutti di fronte a uno scenario nuovo, difficile. Il lavoro del giornalista, non parlo tanto del mio che sto in smart working da casa, ma tanti colleghi giornalisti lo fanno in smart working da casa, è la barriera fisica, il giornalista. Diciamo per definizione è quello che sta dietro le quinte, quello che va oltre la notizia istituzionale, sto parlando ovviamente del collega che fa cronaca, è quello che cerca di spigolare e, anche rispetto alle cose non dette. In questo momento è molto difficile. E soprattutto bisogna filtrare con attenzione tante notizie. È ovvio che un giornalista professionista, quale sei tu, sa a quali fonti attenersi per avere le corrette informazioni e poi comparare tutte le fonti per creare il proprio prodotto finito, diciamo così. Ci sono tantissime fake news, ci sono tanti sciacalli, questa cosa ci sorprende sempre, Assolutamente, ahimè. assolutamente. Purtroppo, allora, come ufficio stampa, come provincia, abbiamo scelto ovviamente di condividere solo le informazioni ufficiali, di produrre molto poco per quanto ci riguarda, perché riteniamo che ci sono tre voci in questo momento. Ovviamente noi siamo un'istituzione, sono la Protezione Civile, il Governo e il Ministero della Salute. E quindi vanno condivise anche perché loro sono attrezzatissimi, hanno delle grafiche ben fatte, hanno degli strumenti e dei team molto, diciamo, avvezzi a fare comunicazione in situazioni di crisi. E quindi abbiamo scelto di condividere personalizzando laddove necessario per dare informazioni. Nel nostro caso, ti faccio un esempio, l'appello sulla Valfino, no? Sì. La zona rossa. O la conferenza stampa del presidente Marsilio, o l'appello che il presidente Diego di Bonaventura e il comunicato che fa, come stiamo lavorando noi, insomma, quelle cose proprio strettamente locali, con numeri incredibili, cioè tu tieni conto che per la Valfino abbiamo avuto qualcosa come 37.000 visualizzazioni, ok? Importantissimo come E numero. quindi hai una responsabilità enorme nello scrivere le cose corrette. Come istituzione non ti puoi permettere di condividere quello che viene.
Da un punto di vista invece strettamente professionale, personale, giornalistico, è una situazione che osservo con riflessione, ecco, ammirando e comunque ringraziando sempre i colleghi che stanno sul campo, perché questo è un momento molto difficile, anche nel quale operare per i motivi che ti dicevo prima. E comunque io sono una giornalista, quindi penso che il pensiero unico. Ecco, diciamo, la voce ufficiale va benissimo per noi istituzioni, ma il dovere del giornalista è non attenersi al pensiero unico, ecco, e riflettere, su quello che gli arriva. Riflettere, filtrarlo, rielaborarlo e a volte c'è anche quella piccola componente di capacità di anticipare le cose, quasi Esattamente. prevedendo dove si potrebbe andare a finire. Oggi non azzardiamo alcuna ipotesi perché proprio nella puntata precedente avevamo qui con noi il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, L'ho visto in streaming poi, sì, ho rivisto dopo. che era estremamente accalorato, giustamente, insieme agli altri sindaci che erano con noi, lo ricordo, il sindaco di Teramo, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, il sindaco di Castellalto, proprio sulla vicenda della Valfino, che poi alla fine è diventata zona rossa, fosforescente dovremmo dire, perché tutta l'Italia era considerata già zona rossa. Quella zona in modo particolare in questi giorni ha confermato, anche questa mattina, sentendo dei colleghi di quella zona Sì. che abbiamo cercato di avere con noi, ma c'è veramente molta congestione in questo momento, in quella zona, quindi ci rendiamo conto delle difficoltà che sono sul campo. Ecco, questi colleghi ci raccontavano che i negozianti sono rimasti aperti, vanno loro a consegnare le provviste, fanno in modo che tutti stiano il più al sicuro possibile. C'è una grande compartecipazione umana di paese, ma questa compartecipazione dovrebbe allargarsi a tanti altri territori. Il presidente di Bonaventura era molto infervorato in questo, perché c'è ancora tantissima gente, mi piace ricordarlo, che non si è resa forse conto di quanto sia grave. Dovremmo pensare come se fossimo in guerra, e questo non per allarmare la gente, ma per far capire che prima ci trinceriamo, prima riusciamo a venirne fuori. Assolutamente. Allora, siccome in questo caso purtroppo durante l'emergenza io dico una cosa che per me è un principio personale nella mia vita personale e anche professionale. Durante l'emergenza puoi non essere d'accordo, io ci sono molte cose sulle quali ho bisogno di risposte, sto riflettendo, però si obbedisce. Ecco, per semplificare. Cioè, Brava. si obbedisce perché non è il momento di stare a sottolineare, interpretare, eccetera. E, è chiaro che il messaggio state a casa è un messaggio diretto, forte, che vuole far capire la gravità dell'emergenza. Poi, diciamo, ci sono delle cose che potremo analizzare, ma dopo. Noi oggi stiamo scontando il fatto che noi italiani, essendo anche un po' creativi, e ci sono alcuni di noi che non si comportano bene, perché fare una passeggiata da soli non comporta ovviamente nessun contagio, Esatto. ecco, deve essere chiaro, e quindi non c'è alcun rischio, perché altrimenti si scende nella superstizione, noi questo non lo dobbiamo fare. Assolutamente no. Le conferenze stampa della Protezione Civile si svolgono tutte senza mascherina. Proprio perché loro lo ribadiscono e ribadiscono qual è il principio tra la scienza e la superstizione. Esattamente. Però noi oggi stiamo scontando il fatto che tanti cittadini non rispettano le normali norme che ci sono state imposte. Ecco, io sono qui tutta coi capelli cinghiati, non esco da casa non so quanti giorni, sono messa il rossetto perché, capito, vabbè, ci voleva, ma. Ovviamente, non solo lo dico, guarda, io ho una figlia a Milano, io da madre giovedì sera, quando esco giovedì, quel giovedì sarei Esatto. andata a prenderla con l'elicottero, col carro armato, non so. Mia figlia mi ha detto, mi ha insegnato per tutta la vita il rispetto delle regole, adesso no, io sto qui, non è giusto, non intasiamo il mondo, sto bene, non. Quindi non è che non vivo le ansie, Le vivi, sì. però è chiaro,
Ecco, ci dobbiamo adattare ad una condizione nuova. Naturalmente questa non deve essere l'occasione per tirare fuori il peggio di noi, cioè la gente che fotografa il vecchietto che esce magari con la moglie, per cui sta in casa tutto il giorno, comunque con la moglie esce a Ma il giro strafuoco. intorno all'isolato va benissimo, se avete un giardino condominiale usatelo, lo usiamo, io stessa Sì, lo uso. certo. Il punto è che andare anche contro le pattuglie, anzi ne approfitto per ringraziare tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando, pur essendo in alcune zone a ranghi ridotti per varie necessità. Gente che se la prende con chi fa il controllo stradale, che è un controllo sacrosanto, mi ci metto anch'io. Sacrosanto, Il fatto è che certo. ci definiamo È uno creativi noi scrosciutto. italiani, a volte è una scusa, cioè creativo sì, stupido no. No, Cioè, in questi giorni non avrebbe molto senso andar contro chi sta lo facendo il suo lavoro, vedi medici, vedi so. No, guarda, te l'ho farmacisti. detto, durante l'emergenza non si discute, perché non c'è possibilità di un, no, durante l'emergenza si obbedisce. Poi io l'ho scritto e vorrei vedere anche altre cose, naturalmente, perché Ovviamente sì. c'è una parte dello Stato che si sta occupando dell'emergenza e deve fare quello e noi cittadini dobbiamo ubbidire perché, come dire, è chiaro che le regole non possono che essere draconiane in questi casi. C'è un'altra parte dello Stato che vorrei vedere al lavoro perché io sto a casa e sto lavorando e vorrei vedere il Parlamento cosa produce, vorrei vedere il CNEL, vorrei vedere tutti gli istituti di ricerca, il Tesoro, eccetera, perché da questa tragedia ci sveglieremo in un altro incubo, che è l'incubo economico, Esatto. ed è giusto che io, cittadina che sto a casa, oltre a leggere il bollettino dei morti, che tra l'altro trovo una cosa, come dire, io non credo che bisogna dare tutte le informazioni sempre, io credo che bisogna dare quelle utili ai cittadini, perché alcuni dati, diciamo, sono utili solo a chi fa ricerca, a chi fa statistica. Vorrei anche vedere la task force economica, la task force parlamentare, la task force che sta pensando, il think tank, e adesso che facciamo? Bisogna immettere liquidità, perché ovviamente finita Brava. questa cosa bisognerà spendere, noi non abbiamo i soldi per spendere, l'economia non si muove così, no? C'è gente che a fine mese, già questo fine mese, non sa, lavora col cash e quindi non sa come. Come No, fare? non una, cioè non è Esatto. una questione del garantire l'impresa all'imprenditore, c'è gente che non lavora più da 10 giorni, 20 giorni, no? Oggi sono Allora, esattamente 15 giorni da quando sono state esattamente. messe in campo le restrizioni. Io dico le prime restrizioni perché ne verranno, temiamo, altre, però ne parleremo quando Altre, sarà il momento. sicuramente durerà a lungo perché, diciamo, appunto. Siamo tutti stati presi alla sprovvista. Noi non Purtroppo sì. abbiamo tamponi, No, i diciamo, tamponi dicono che mancano ci sono, ma manca il tempo sufficiente per il processarli tempo tutti in per maniera processare. veloce. Quindi hai idea di quanti asintomatici, no? Potrei esserlo anch'io, ecco, che ha Potremmo esserlo infettato. tutti, ahinoi, però andiamo oltre in positivo, speriamo Sarà lunga, positivamente. ecco, questo voglio dire, sarà lunga ed è giusto che oltre all'emergenza sanitaria chi governa il paese si occupi anche dell'altro tipo di emergenza e mi tenga compagnia ogni giorno con delle informazioni rispetto a quello che stanno pensando, così magari mi rassereno. Guarda, io prendo al volo il tuo gancio perché è arrivata a me come a tanti altri appassionati di Lectus, che tu sei anche, oltre a tutte le altre cose che fai, curatrice di Lectus, un progetto che è Insieme a nato Renato Pilogallo, che è il direttore artistico, sì. esattamente, ce l'ho qui proprio a piedi pagina, l'avremmo citato, mi hai anticipato, hai fatto benissimo. No, è che lui non è tecnologico, quindi non c'ha No. Skype, non si possono fare interviewer, è già un casino, vabbè. Quindi tu sei in prima linea anche su questo, perfetto. Voi proprio il 16 marzo, quindi 4 giorni fa, avete pubblicato una serie di inviti per Lectus Home, cioè siamo chiusi in casa perché leggere ci piace, perché nello spirito di Lectus Vox Populi leggiamo di tutto, dagli articoli di giornale alle sceneggiature, alle storie, ai decreti che sono utili, ovviamente anche letteratura e poesia, magari anche un po' di diritto e Costituzione avete scritto. Un ripasso non è male di questi tempi nei quali le libertà personali, sulle quali abbiamo fondato le nostre democrazie, sono messe a dura prova da una emergenza globale che le compromette.
comprime in maniera inimmaginabile. E quindi avete invitato tutti gli utenti, i fruitori di Lectus, anche chi non si fosse ancora messo in gioco nelle vostre precedenti esperienze, che erano tutte live, lo ricordiamo, in diversi punti della provincia, con diversi appuntamenti anche molto suggestivi. Avete chiesto a tutti di inviare dei brevi video di circa 3 minuti al massimo, che saranno montati in sequenza, 4-5 alla volta, e pubblicati ogni giorno sulla vostra pagina Facebook. In questi pochissimi giorni, qual è stata la risposta, la reazione di chi è per forza a casa? Allora, guarda, la cosa che più ci ha stupito, perché comunque Lectus è un'esperienza locale, no? È nata a Teramo, poi erano in programma degli appuntamenti adesso nelle altre città capoluogo dell'Abruzzo, ma la cosa che ci ha stupito è che stanno arrivando cose da tutta Italia. Bene, e quindi dalle Marche, dalla Campania, soprattutto dalla Lombardia. E questo è molto carino, perché significa che abbiamo oltrepassato un po' i confini, e significa soprattutto, io lo ripeto, noi non pensiamo di stare a fare nulla di che, in rete ci sono tantissime esperienze, tutte molto belle, a me piacciono moltissimo, ci sono grandi attori che leggono pagine indimenticabili. Lectus è un po' un'altra cosa, noi siamo un po' così, insomma, un po' pop, ci sono i cittadini, c'è chi non ha mai letto, ma che importa, possiamo leggere appunto anche le indicazioni per il bucato, non fa niente. Come leggeva Gassman, però, di addirittura, insieme, no? C'è la voglia di sentirsi, di collegarsi in qualche modo, sono appuntamenti quotidiani che in questo momento di paura, perché diciamolo, siamo tutti molto spaventati, e anche questo è il messaggio: la paura è un sentimento normale, non dobbiamo essere contenti per forza. Ecco, io do le testate sul muro ogni mattina, ogni io sera. Io parlo col frigorifero, mi dicono che sia normale. Quindi, dicono che sia regolare, quindi va bene così. Facciamo degli intensi discorsi, facciamo, per capire che succederà nella giornata. Però a parte questo, io ho visto anche dei bimbi. Stanno arrivando con un flusso continuo senza particolari sollecitazioni, mentre no. Per il Lectus normale noi in 3 mesi preparavamo, contattavamo persone, mandavamo email. Adesso fa conto, non mi ricordo, oggi è 20, sì, siamo coperti fino già al 24. Pensa tu. E, cioè, è un flusso continuo, ecco, di letture che arriva. Ed è bello, io ricordo che i video devono essere inviati esclusivamente, mi permetti di dare qualche indicazione, a lectusteramo@gmail.com. Se il video fosse pesante, come quasi sempre è, usare WeTransfer non è un problema. Ci sono diverse persone che collaborano per far sì che tutto questo poi venga diventi fruibile. Noi siamo un collettivo, lo siamo sempre stato, e quindi ci sono i ragazzi del co-working Wide Open di Teramo, che ci danno tutta la mano tecnologica del caso, perché insomma, appunto, tra l'altro in questi giorni le piattaforme soffrono, sono intasate. E appunto c'è Renato Pilogallo che ha la direzione artistica di questa cosa, c'è la Biblioteca Delfico che è dentro il progetto da sempre, sin dall'inizio. E quest'anno abbiamo avuto, diciamo, anche grazie alla Biblioteca Delfico, questa collaborazione forte proprio con la Regione Abruzzo, l'assessorato ai beni culturali, alle politiche culturali, e del Ministero dei Beni Culturali, il MIBACT. Quindi, diciamo, vabbè. Il vostro lavoro è stato ricompensato, quello che avevate seminato adesso sta crescendo bene, anche se in forma solo digitale per il momento, però è un modo per esserci, un modo per essere presenti, per coinvolgere tutte le età in grande libertà e soprattutto... Sì, in grande libertà, questa è la parola d'ordine. Assolutamente, ed è un modo per far capire che stare chiusi tra quattro mura, anche se sono... con metraggi ampi come questo dove sono io oggi, non vuol dire sentirsi compressi necessariamente. Si possono fare e ideare molte cose, si possono inventare
percorsi nuovi e soprattutto si può dare degli obiettivi, magari cauti, tra qualche settimana, qualche mese, per riprendere con una mega festa di una specie di primavera virtuale, anche se magari sarà in piena estate, non fa niente. Io mi sono messa la primavera addosso, voglio così essere di buon auspicio a me stessa, sperando che tutto possa riprendere passo dopo passo con un andamento magari più saggio. So che voi anche a livello amministrativo state lavorando per dare tranquillità e serenità a tutti quelli che sono coinvolti con la provincia, ma non entro nel merito perché non è nemmeno mio compito specifico, però so che ci sono dei comportamenti virtuosi. Mi auguro che siano quelli che aumenteranno strada facendo piuttosto che quelli un po' da discoletti che vediamo in giro. Sì, assolutamente. Io credo che questa cosa alla lunga ci cambierà, comporterà dei cambiamenti che ci faranno bene, a partire dall'investimento sul digitale, e non perché dobbiamo stare sulla PlayStation, ma perché senza il digitale anche le piattaforme sanitarie vanno in crash. Esatto. E per le imprese che in tutti questi anni hanno delocalizzato portando in mondi lontani e che abbiamo visto forse, forse no, poi ti capita una cosa così e in un mese perdi quello che hai guadagnato in 10 anni. Quindi ci auguriamo che tornino tante imprese Qualcuno ha italiane. cominciato. Esattamente. E la scuola che potrà beneficiare di modelli didattici digitali, io guarda, lo uso il digitale, io penso che a scuola bisogna comunque usare i libri, però il digitale può Può essere utile aiutare, per molte certo. cose. Sicuramente. Diciamo, ci farà fare un balzo in avanti su molte cose. L'importante è sostenere il sistema paese, trovare il modo per reimmettere nel sistema economico della liquidità che ovviamente nessuno di noi avrà a disposizione in breve tempo. Ecco. Ahimè, questo è un punto dolente, ma ci ripromettiamo di aggiornarci e aggiornare tutti strada facendo, a mano che le cose andranno avanti e che potremo avere informazioni più corrette, più precise nel Esatto. tempo giusto. Io per il momento, Pina, ti ringrazio di cuore, Pina Io Manente, ringrazio giornalista. voi. Buon lavoro e niente, davvero, insomma, un grande lavoro di chi sta sul campo, anche diciamo rischiando, perché in tanti sono costretti, tra virgolette, per fare il proprio lavoro ad uscire e Ahimè quindi. sì, però con grande attenzione, con un po' di prudenza, un po' di cautela e un po' di buon senso, che non guasta mai, ce la faremo tutti in modo impeccabile, voglio pensare questo. Grazie a te, buon pomeriggio, anzi buona Salutami tutti, giornata, buonasera a voi operatori, tutto. Walter, tutti quanti. Qui il tempo si dilata, non ricordiamo più che giorno è qualche volta, però è normale anche questo, tranquilli, torniamo subito. Non ci credi, vero? Fiesta, tutto di serie, anche quello che non ti aspetti. Anticipo zero, 195 euro al mese, anche GPL, consegna in 48 ore. Il DiBa Team è una giovane società di consulenza e servizi nata nel 2019 e formata da 7 professionisti seri e preparati specializzati in brokeraggio assicurativo, consulenza finanziaria e organizzazione di eventi.
Ad esempio, avete una particolare esigenza in linea con i servizi che offriamo? Bene, contattateci e metteremo a vostra disposizione un sistema di consulenza personalizzato volto a trovare assieme a voi la soluzione più efficace al miglior prezzo. Ora vi presentiamo i nostri professionisti. Arianna Di Francesco, specialista in cauzioni, fideiussioni e rami speciali. Martina Sulpizzi, specialista in ramo vita e previdenza complementare. Gia Ciarrocchi, specialista in ramo infortuni e malattie. Moira Di Battista, specialista in tutela legale e cyber risk. Giuliano Rocci, specialista in responsabilità civili verso terzi. Ed infine io, Anna Di Basilio, specialista in ramo incendio, furto e rischi diversi. Vi aspettiamo presso i nostri uffici. Eccoci tornati dal nostro primo momento di pausa per rientrare proprio a piè pari, ho detto all'ospite poco fa, gamba tesa sarebbe più adatto, in quello che è l'argomento intorno al quale è nata Zona Dilettanti come trasmissione, cioè il calcio, non soltanto il calcio, ma anche altre forme di agonismo, di sport dilettantistico e non soltanto, e poi raccontare attraverso queste energie quello che accade in tutta la vallata del Vomano. Vi ricordo che siamo su Teleponte, equonews.it in streaming in tempo reale, quindi potete seguirci, potete messaggiare se volete anche ai numeri che conoscete già, ma soprattutto attraverso questo momento tecnologico, io in studio sono totalmente sola, possiamo interagire con chi prudenzialmente è a casa, come Alfredo Natali, che saluto e ringrazio, direttore generale del San Nicolò e Notaresco, benvenuto. Cioè, grazie per l'invito, grazie, buon pomeriggio a tutti, un caro saluto da noi casa. Abbiamo letto nella precedente puntata anche una lettera scritta da Alfredo Natali, che faceva anche riferimento a dei numeri importanti, quante società dilettantistiche, quante squadre nel settore giovanile, quanti calciatori tesserati, quante gare ufficiali disputate. Ecco, ora, con le nuove disposizioni, siamo al 15° giorno di restrizioni necessarie, prudenziali, anzi forse ci stringeremo un po' di più, ma di questo parleremo in futuro, tutto il mondo del calcio, quindi anche voi, vi siete dovuti fermare un momento, fermare a riflettere, il che non vuol dire fermarsi totalmente, fermarsi per cercare di trovare un modo differente di far andare avanti quella che è comunque una società sportiva, quelli che sono gli atleti, quelli che sono tutti personaggi che fanno l'indotto della squadra. Come state come dirigenti, come sportivi, come famiglie dietro gli sportivi? Guarda, è una domanda cui rispondo volentieri, ma soprattutto ricordo quello che avevi accennato tu sui numeri, soprattutto del calcio e del movimento dilettantistico italiano, che sono dei numeri incredibili, tra tesserati, dirigenti, arbitri, tecnici, ma soprattutto tutto quello che ci gira intorno, forze dell'ordine, personale sanitario, addetti e giornalisti, quindi è un mondo che ha dei numeri impressionanti, spesso insomma i giornali si dedicano molte pagine giustamente al calcio d'élite, al calcio professionistico, ma dietro alla Federazione Italiana Gioco Calcio c'è tutto questo mondo che si è fermato. E alla domanda dell'altra volta io ho detto che il calcio è già cambiato, ma proprio è cambiato per questo modo di essere, inizialmente con le partite rinviate, poi con le gare a porte chiuse, poi con il fermo totale che adesso è stato prolungato, esatto, fino al 3 aprile, quindi con l'accordo tra la Lega Pro, importantissima, e l'Associazione Italiana Calciatori, che ha prolungato lo stop anche agli allenamenti fino al 3 aprile. Insomma, un calcio che è diverso. Noi come ci rapportiamo? Noi ci rapportiamo anche in maniera simpatica, perché
abbiamo i nostri gruppi di lavoro su WhatsApp, ma che proprio servono un po' a tenerci collegati tutti, perché ad esempio il San Nicolò Notaresco è una realtà che ha circa 8 squadre, circa 200 atleti tra prima squadra e settore giovanile. Ci sono dei gruppi che interagiscono, i nostri preparatori stanno facendo un ottimo lavoro perché settimanalmente mandano le schede ai calciatori sia della prima squadra che del settore giovanile per poterli tenere un po' impegnati, ma con le ulteriori restrizioni questo diventa Più sempre difficile. più difficile. Ed è giusto che sia così, quindi noi invitiamo i nostri atleti a fare quello che possono dentro casa, che è uno spazio nella sua abitazione, ma anche all'interno delle proprie stanze. E quindi vedo, insomma, un po' dura questa ripresa del calcio. Beh, di ripresa magari si parlerà in altri tempi, tra qualche mese, oserei dire, non qualche settimana, perché sentivo oggi anche diverse interviste radiofoniche a livello nazionale e locale. Ci sono anche atleti italiani, non soltanto, che si stavano preparando psicologicamente e atleticamente per le future Olimpiadi, che stanno facendo allenamento indoor necessariamente perché si tenta di fare quello che si può. Potrebbe anche accadere, ci auguriamo di no, ma potrebbe anche accadere che impegni importanti come le Olimpiadi, per esempio, vengano posticipati o spostati all'anno successivo. Il campionato di calcio, gli europei sono già stati spostati. Si parlava anche di altri sport, ciclismo e tante altre situazioni che molto probabilmente saranno posticipate, se non annullate e rimandate direttamente all'anno dopo. Questo per maggior cautela, questo lo comprendiamo tutti. Se i ragazzi, fin dai più piccolini, che fanno parte del vostro mondo tra il San Nicolò Notaresco, tra le varie squadre, le varie età, le varie generazioni calcistiche e sportive, capiscono che un po' di prudenza potrà servire a venire fuori prima da tutto questo, magari il gioco sarà più semplice. Vediamo, magari voi siete, ecco, sportivi, disciplinati probabilmente più di noi. Vediamo tanta gente indisciplinata in strada, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti e le raccomandazioni nella puntata precedente sono state tantissime da parte di sindaci, da parte del dottor Tarquini, che è il responsabile del reparto infettivologia qui a Teramo all'ospedale Mazzini. Quindi più si sta a casa, anche allenandosi sul balcone con la cicletta o facendo il giro dell'isolato, se avete il giardino ancora meglio, più si risolverà in fretta questa situazione. I ragazzi, quando avete cominciato a dire che non si può uscire, come hanno reagito tutti, i più giovani in modo particolare? Guarda, noi siamo forse stata la prima, tra le prime società che già 2 sabati fa ha lasciato i ragazzi a casa proprio perché insieme ai nostri sanitari, ai nostri medici, avevano intuito che la cosa sarebbe stata molto più cruenta di Ahimè. quello che si prevedeva. Noi abbiamo invitato proprio a stare tutti a casa, abbiamo rimandato tutti a casa, noi abbiamo una decina di atleti che risiedono fuori regione, quindi l'invito nostro è sempre e tuttora è proprio quello di rimanere a casa perché sì, forse hai ragione, come hai detto tu, il rigore che di solito hanno questi atleti forse lo rispettano con più facilità, anche se è comprensibile soprattutto per i giovanissimi, insomma, rimanere a casa Non è semplice, sono più No, non è impazienti. semplice, però è vero anche che i giovani hanno tantissimi altri interessi e il mondo del web, il mondo dei social permette loro di passare il tempo. Faccio una battuta, le mie figlie la sera alle 6:30 finisco di lavorare, sono in smart working e eseguono esercizi su YouTube e seguono lezioni via web, quindi insomma cerchiamo di riscoprire altre cose, altri momenti anche della famiglia, no? Per stare più insieme e approfittare in questo momento che effettivamente qualche preoccupazione, i dati che abbiamo ci creano, Ahimè. l'Abruzzo anche.
Sì, abbiamo ricevuto i dati aggiornati e non sono rosei, assolutamente. Più tardi ne daremo anche notizia qui in trasmissione, ma ahimè, più saremo, l'ho detto prima, lo ripeto, ditemi che sono noiosa, ma lo ripeto, più saremo attenti ora e nei prossimi giorni, prima ne usciremo tutti. Tra l'altro, qualche provvedimento di supporto, di ausilio, qualche boccata d'ossigeno, diciamo così, viene anche da comunicazioni ufficiali. Ad esempio, è arrivata una circolare, la numero 49 del 17 marzo, che prevede normative di alleggerimento anche per le Certo. società sportive come la vostra, ad esempio, parlando di dilazioni o sospensioni delle contribuzioni necessarie. Si parla di termini fino al 30 aprile o addirittura qualcosa anche dopo. Questo in che misura vi potrà alleggerire? Perché non tutti si rendono conto che il calcio non è soltanto passione, calcio come altri sport, ci sono anche degli investimenti, ci sono anche dei costi da sostenere, stipendi da pagare e varie altre situazioni. Beh, certo, una società come la nostra che già comincia a affrontare campionati nazionali, sicuramente gli impegni economici della proprietà, dei dirigenti, è importante. Oltretutto, dirigenti e proprietà che in questo momento alcune di esse, delle loro aziende sono ferme, quindi insomma tutto va a. Una catena. Tutta una catena che va a compromettere l'andamento futuro. È chiaro che nel decreto del 17 marzo ci sono state le agevolazioni, come quelle della sospensione dei versamenti fiscali, come i compensi una tantum per quei collaboratori anche delle società dilettantistiche che non hanno reddito, che però danno la loro opera all'interno della nostra società, anche noi ne abbiamo qualcuno che hanno questa una tanto. A tal proposito, poi ogni tanto invito con visto che siamo a casa, qualche lettura, andare a visitare qualche sito, il sito Sport e Salute, che è la società per azioni in-house Arconi, dove ci sono proprio specificate molto dettagliatamente, con delle spiegazioni semplici, tutto quello, quali sono e chi ha diritto a queste agevolazioni. Quindi questo è un sito che le società dilettantistiche dovrebbero andare a vedere e studiare, naturalmente con i loro commercialisti, come i nostri commercialisti. Sarebbe bene essere attenti e precisi in questi studi, perché leggere da soli va bene, ma bisogna anche comprendere poi quello che c'è Esatto. scritto e non inventarsi poi le regole parallele o alternative. Le competenze in questo momento sono necessarie dappertutto. Io anche l'altra volta nel mio intervento feci questo accorato ringraziamento a tutto il mondo della sanità che sta facendo degli sforzi incredibili, e con le Vero. loro competenze, con le loro motivazioni soprattutto, ci porteranno fuori da questa situazione. C'è ancora molto da fare perché le cifre arrivate poco fa come aggiornamento ultimo sono veramente impressionanti. In tutta la regione si sta salendo a livello numerico in maniera veramente esponenziale. Quindi se il comportamento prudente sarà tenuto da tutti al massimo delle nostre possibilità, il picco si avvicinerà, questo vale a livello nazionale e internazionale, e quindi si potrà iniziare una discesa che farebbe riprendere in tempi più brevi tutte le attività, comprese quelle sportive. Ipotizziamo una cosa bella, positiva, facile, che si riesca a riprendere per il mese di maggio. È un'ipotesi, assolutamente, perché potremmo anche allungarci un po' di più. In quel periodo si potrebbe, si dovrebbe, si vorrebbe concentrare una serie di incontri per cercare di portare a termine i vari campionati, almeno quale sarebbe il vostro desiderio? La speranza, comprimere le gare, allungarsi nel tempo verso l'estate, perché poi non bisogna nemmeno andare a pestare i piedi, cioè le date fissate da altri avvenimenti sportivi. Beh, certo, allora per quello che riguarda un po' il calcio dilettantistico, anche la Lega Pro, i tempi sono più o meno simili. È chiaro che la stagione sportiva dovrebbe concludere il 30 giugno. Io credo che
insomma, il desiderio di tutti noi che lavoriamo nel mondo del calcio sia quello di terminare i campionati, ma questo perché? Perché vorrebbe dire che siamo usciti fuori da questa situazione drammatica. Quindi, situazione che potrebbe portare a termine, a compimento tutti i vari campionati. Quindi ci auguriamo tutti questa soluzione. Non so se sarà possibile. È chiaro che c'è la volontà dei presidenti sia della Lega Dilettanti che della Lega Pro, ma anche della Lega di Serie A e del presidente Gravina, di portare a termine i campionati anche sforando Le date, i certo. termini di questa stagione sportiva. Io su questo sono d'accordo anche di prolungare nel mese di luglio, anche metà agosto, per poi fare uno stop e riprendere il nuovo campionato. Ma questo più che un mio pensiero è un desiderio, proprio per vedere la fine di questo incubo che stiamo vivendo, ma incubo non è, ma purtroppo Rischiamo di vederlo trasformarsi in incubo se non si comincia a stare attenti. In altri paesi che erano partiti un po' più alla leggera, e mi fermo qui come definizione, hanno iniziato a essere un po' più stringenti come il buon senso vuole. Noi possiamo fare la nostra parte qui, ognuno per sé e per i propri territori vicini, per il proprio spazio, proprio limitrofo, anche 2 metri di distanza da ciascuno di noi possono far la differenza. A tanti atleti che, si unisca a me per favore, che si allenano in gruppo, in strada, glielo possiamo dire che ci si può allenare, ma da soli? no, assolutamente. Io credo che bisogna rimanere a casa, Ancora più neanche da stringente, solo bravo. in strada. Questo, lo abbiamo detto ai nostri atleti, lo diciamo con forza, dobbiamo rimanere tutti a casa. Ripeto, saltelliamo sul posto, saltiamo la corda, facciamo gli addominali, facciamo un po' di forza per chi è un atleta lo vuole fare, però dobbiamo assolutamente rimanere a casa. Assolutamente, io vorrei salutare dicendo, anzi rileggendo quello che lei ci ha scritto in conclusione di quel messaggio la settimana scorsa, in cui si associa con forza e pienamente al pensiero del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, sperando che la maggior parte ne condivida responsabilmente il senso e la sostanza. Poi viene il calcio, dopo, molto dopo, viene il ragionamento su come proseguirà la stagione sportiva. E questa mi pare una frase di estremo buonsenso, quindi ci permette di Sì, ringraziare una persona di io ho esperienza e di voluto buon proprio senso. prendere la frase del nostro presidente della Lega Vista perché mi sembrava proprio calzante in questo momento così difficile per tutti. Credo che veramente il calcio venga dopo. Speriamo di poterne riparlare in maniera più sorridente e positiva tra qualche tempo. Io per il Vederci in momento studio tutti insieme. ringrazio Alfredo Natali, direttore generale del San Nicola Notaresco. Grazie e buona permanenza a casa. Grazie. Noi prendiamo ancora un piccolo respiro e ci ritroviamo qui tra poco con nuovi ospiti. State lì.
Per te che sei nato per esplorare il mondo e guardare le cose dall'alto. Active, il crossover Ford è anche Focus. Assetto rialzato e 5 modalità di guida selezionabili per adattarsi a ogni terreno. Anticipo 0, 295 euro al mese e fino a 6.000 euro di eco incentivi. Eccoci tornati in studio in questa nuova fase. Non sarò da sola, ma siamo comunque a distanza di sicurezza. Mi ha raggiunta Daniela Facciolini, a cui do il benvenuto qui negli studi di Zona Dilettanti. Buonasera Maria Rita. Trafelata come sempre, perché è sempre sul pezzo, che sia online o che sia live, è sempre così. Purtroppo sono il direttore operaio, quindi del sito. Beh, operativo operaio, mi piace molto questa cosa. Ti siamo grati di questo tuo modo di essere. Grazie. Le notizie che sono arrivate a livello regionale non sono splendide, anche se non sono nemmeno terrificanti, nel senso che si guarisce, ci sono gli asintomatici, ci sono pazienti che non devono essere intubati tra i nuovi contagiati. Ecco, questo pomeriggio si sono registrati 65 nuovi casi che portano i numeri dei positivi al Covid-19 dall'inizio della nostra epoca di quarantena a 450 in totale. La provincia di Teramo ha dei numeri abbastanza ragionevoli. In questi numeri sono compresi, ricordiamocelo, anche i 17 pazienti deceduti. Non stiamo a formalizzarci adesso sui numeri, perché sappiamo che per qualche settimana ancora, ahi noi, visto il poco buonsenso dimostrato da tanti in giro per le strade, a frotte, a passeggio e come si vuole, il picco sarà spostato in avanti, ma ci auguriamo che il buonsenso prevalga prima di arrivare alla legge marziale, diciamolo sorridendo. Ma non ci vorremmo arrivare, anche se molti sindaci si stanno portando avanti chiedendo appunto l'ausilio dell'esercito ormai un po' da tutte le parti. Solo il sindaco di Teramo sembra resistere a queste, diciamo, sirene, tra virgolette, chiamiamole. Anche a Roseto non c'è ancora l'ufficialità di queste restrizioni, altri comuni hanno già comunicato che si esce solo per motivi strettamente necessari. Se devi andare fuori con il cagnolino di casa, non ve lo passate piano per piano in tutto il condominio, povero cagnolino, lasciatelo sopravvivere tranquillo, ma fate il giro dell'isolato semmai e tornate a casa. Non si fanno 3 chilometri sul lungomare o lungo i viali del passeggio. Assolutamente, ad Atri hanno messo addirittura la misura di 300 metri, non oltre 300 metri. Stessa cosa credo a Campli, e stiamo arrivando in altri comuni a queste decisioni, motivate perché il buonsenso di pochi sia aiutato, ecco, contro il malsenso di tanti. Tu sei qui per un motivo importante oggi, non solo perché è casa tua in tutto e per tutto, ma perché è anche casa tua. Sì, è casa nostra. Bravissima, siamo condomine e rispettiamo le misure di sicurezza. Hai avuto la possibilità, e l'hai agganciata al volo, di raccontare una storia dicendo le cose come stanno, facendo informazione corretta, perché è una vicenda delicata che tratta sia del Covid, di un contagiato, delle male lingue, delle fake news, degli ignavi, delle poche responsabilità e di quelle responsabilità che quando arrivano poi arrivano sul serio. Sono stata troppo terrificante? No, sei stata assolutamente precisa in questo raccontare appunto quello che è successo in questi giorni. Infatti raccontiamo la storia di Marco Di Valentino, un caso positivo, un uomo che si è ritrovato positivo di Torricella Sicura. Possiamo dire il nome perché tra l'altro lui si è autodenunciato qualche giorno fa. Noi abbiamo rispettato ovviamente la privacy appena era uscita la notizia, anche io sul mio sito su econews.it, poi lui si è autodenunciato e purtroppo dobbiamo raccontare una storia che esattamente parla anche di tanta cattiveria attorno a questo caso che è uscito appunto in questi giorni. Noi comunque abbiamo proprio in collegamento oggi, perché siamo riusciti ad agganciarlo appunto grazie alla disponibilità appunto dell'informatore medico, in collegamento Marco Di Valentino. Buonasera. Buonasera a voi. Benvenuto Marco, siamo in collegamento via Skype naturalmente. Intanto come stai?
Buonasera a voi. E allora, io sto bene, la mia famiglia sta bene, quella è la cosa più importante in questo momento. E quello che più mi preme ovviamente è la salute mia e dei miei ragazzi e di mia moglie. Su questo vi posso tranquillizzare e voglio tranquillizzare tutti, perché veramente stiamo bene, stiamo vivendo la nostra quarantena in tranquillità in casa, facendo cose che non abbiamo mai fatto, e questo ci godiamo il momento in qualche senso, no? In qualche modo. Ecco, Daniela è molto informata sul dettaglio e ci arriviamo tra un minuto. Una domanda da fruitrice dell'informazione, mi metto nei panni di chi ci sta guardando da casa. Sì. Come ti sei accorto che avresti potuto essere positivo al Covid-19? Allora, diciamo che la storia è questa qui, e così comincio ad introdurla. Noi erano mesi che avevamo prenotato un fine settimana a Cortina, dal 5 all'8 di marzo appunto, e fino all'ultimo momento stavamo lì nel valutare se andare, non andare, cosa fare. Premesso che ancora stavamo in una fase dove non c'era tutta questa cosa, insomma, di oggi, questi DPR così astringenti e quant'altro, comunque Cortina non era una zona definita rossa, e questo ci tengo a dirlo, perché a volte dico tornavi da una zona rossa, non è proprio così, perché Cortina non era appunto zona rossa, per cui diciamo che alla fine decidiamo di andare. Rientriamo da Cortina domenica 8 e martedì 10 diciamo che mi si alza la febbre a 37,5, accuso tipico malessere generale, tipico dell'influenza, quali dolori muscolari, e come alla mia pelle ci tengo, ho pensato bene di chiamare il mio medico curante, raccontando la storia e unendo i tasselli, torni dal nord, febbre, dolori muscolari, forse sarà il caso che abbiamo la procedura per il tampone. E così è andata. Da lì a pochi giorni ho fatto il tampone, da lì a pochi giorni ancora il risultato positivo. E senti, quando insomma poi hai scoperto questa positività, quali sono state le prime tue sensazioni ovviamente? Allora, la sensazione ovviamente è stata brutta, sentirsi dire: Marco, una brutta notizia, sei positivo, mannaggia, ahimè, una coltellata a sangue freddo, insomma, ecco. La prima cosa, distinto, perché io poi nella vita le cose più belle le ho fatte sempre distinto, a volte, ahimè, ne paghi le conseguenze. La prima cosa che ho pensato di fare, essendo una persona comunque che gira molto, che ha molti contatti, ho pensato di comunque avvisare in maniera pubblica tutti coloro che in qualche modo avevano avuto qualche contatto con me, per cui in maniera estremamente altruista, con senno di poi, voglio dire, ho pubblicato, ecco, su Facebook questa mia positività. Quindi ti sei autodenunciato? Sì, assolutamente sì, perché ho sempre condannato le situazioni di omertà, gli atteggiamenti mafiosi di non dire, di nascondere, di fare, e io in prima persona, che non ho paura dei giudizi, ma come carattere nella vita, ho pensato bene di pubblicare la mia positività per mettere al corrente tutti coloro i quali appunto in qualche maniera avevano avuto un contatto con me e quindi si potevano comportare di conseguenza, perché ok, avrei ricostruito tutti i miei contatti, ma probabilmente qualcuno mi sarebbe sfuggito. Ecco, però la cosa si è rivelata un boomerang. Esatto. Allora, perché la cosa si è rivelata un boomerang, diciamo, non proprio a 360 gradi, nel senso che nel giro di poche ore io ho ricevuto qualcosa come 320 messaggi prima di dover poi cancellare il post. Fino al 318esimo messaggio erano estremamente messaggi di positività, di auguri, tutti bei messaggi, bravo, grande, guarisci, le solite cose che insomma mi riempivano il cuore. Se non che comincia uno e poi il secondo con dei messaggi particolarmente offensivi. Ovviamente io conservo nome e cognome di questa gente, perché l'hanno fatto in maniera pubblica, e provvederò a denunciarli appena usciremo da questa brutta storia. Onde evitare di alimentare ulteriormente questo,
questo polverone in maniera pubblica, ho pensato di cancellare il posto, perché sarebbe diventato un massacro da lì in poi, inutile. Per cui niente, così è andato. Naturalmente, come funzionano le catene, ahimè, questa cosa si è sviluppata come un virus, in maniera virale, letteralmente sì, esatto. Virale. La cosa ha creato lo scompiglio che creano sempre le fake news in questo senso e in questo periodo, poi però si è riusciti a rientrare un po' nella norma e nel buon senso, diciamo così. Perché cos'è accaduto, Daniela? Cos'è accaduto, Marco? Poi in questi giorni, ecco, poi ci facciamo raccontare anche da Marco che l'ha subito, insomma, sulla sua pelle, sono usciti anche via social, soprattutto via chat, quella chat di messaggistica istantanea più famosa del mondo, che è WhatsApp, alcuni audio, più di uno, dove si raccontava una falsa notizia, cioè che Marco, appunto, Marco era uscito dalla quarantena, si era mosso, si era recato a Montorio, al Conad di Montorio, a un supermercato di Montorio, a fare la spesa. Notizia ovviamente falsa, però ha fatto il giro del mondo e in molti, molti, troppi, purtroppo hanno creduto a questa notizia. La paura, diciamo che è una specie di fertilizzante per queste notizie, ahimè. Comprendiamo chi lì per lì ci crede, che si allarma per qualsiasi cosa, però l'informazione corretta va data e noi stiamo facendo in questo la nostra parte, Daniela l'ha già fatta, abbiamo la possibilità di farlo dire realmente da Marco. Questa cosa non è mai accaduta, ha creato ulteriori problemi però, questa voce. Certo, allora io vi ringrazio per, appunto, per questa opportunità, per poter chiarire veramente come sono andate le cose. Allora, sì, una storia di pura fantasia. Io da martedì 10, da quando siamo tornati, diciamo che da domenica sera, ho avuto qualcosa come 5-6 contatti di numero. Questi contatti, se così li possiamo definire, perché poi col senno di poi non li definisco nemmeno dei contatti, perché trasmettere il virus significa veramente avere un contatto quasi intimo, no? Star lì a parlare 15 minuti di fronte ad una persona in maniera ravvicinata, sputacchiandogli addosso magari, piuttosto che starnutirgli in faccia. I miei contatti sono tutti stati contatti dove ho adottato tutte le precauzioni del caso, e quindi le distanze interpersonali e quant'altro, ma questi contatti sono stati mia madre il giorno dopo che gli ho riportato il pane su al paese, e comunque era previsto dal DPR, non c'era ancora un DPR così astringente che mi vietava di uscire. Sì, perdonami, perché è uscita anche questa notizia, possiamo dirla, sì. non è uscita, però è arrivata come indiscrezione, tra l'altro chiamai anche il sindaco qualche giorno fa, proprio Ennio Facciolini, su questa vicenda, che eri andato perché tua mamma abita in una frazione di Montorio Albomano, che è Cusciano. Esattamente, esatto. Io da Torricella comprai il pane qui in una bottega di Torricella, ed è stato l'unico contatto, tra l'altro, che ho avuto a Torricella, se non anche quello di aver trovato a casa mia, e poi chiariamo anche questo aspetto della festa di cui si parla, di questa festa pare organizzata a casa mia, chiariremo anche quella. Quindi il martedì mattina io vado a comprare il pane, tra l'altro con i testimoni, sono dei testimoni, io non sono entrato nemmeno dentro al negozietto, sono rimasto fuori proprio per mantenere le distanze. Ho riportato il pane a mia madre e ho incontrato visivamente tre persone. Dico visivamente perché mantenevamo le distanze del caso, compresa quella di mia madre, che non ho salutato e non sono nemmeno entrato dentro casa. Da lì è successo il finimondo. Io dovevo stare a casa, di qua, di su, di giù. Adesso mi voglio anche assumere questa responsabilità. Sì, col senno di poi sarei stato a casa, ma ovviamente, come tanti altri sono usciti per fare una spesa o per andare in farmacia, allo stesso modo sono uscito io e ho fatto la stessa cosa. Senti, tua mamma poi so che è stata sottoposta ad un tampone. Allora, mia madre, per fortuna, oggi, adesso qui lo dico, ma prima di cantare vittoria voglio ancora aspettare 24 ore, credo, dopodiché siamo fuori veramente da ogni dubbio, di questi 5-6 contatti ipotetici che io avrei avuto, ad oggi nessuno è risultato positivo. Beh. Questa cosa mi rincuora e mi fa dare la risposta a
tutte quelle persone che in qualche maniera mi hanno aggredito, proprio a testimonianza del fatto che io non è che sono andato in giro ad abbracciare la gente, soprattutto non, inconsapevole, voglio dire, perché di essere positivo l'ho saputo lunedì sera, e soprattutto la manifestazione dei sintomi li ho avuti martedì 10 in serata, e da lì ovviamente io non ho più visto nessuno. Assolutamente, perché sei in isolamento, ricordiamo, l'isolamento che finirà tra qualche giorno. Finirà inizialmente, doveva finire il 22, poi adesso è stato allungato al 30 perché non mi avevano registrato 10, e quindi niente, comunque finisce o non finisce, di fatto non possiamo andare da nessuna parte e rimaniamo a casa tranquilli ancora un po'. Ma di questa festa ipotetica di cui parlavate, fammi capire. Ecco la festa ipotetica. Io rientro da Cortina domenica sera verso le 6, rientro a casa e ci sono due mamme insieme a mia moglie. Io non saluto né mia moglie né le mamme in maniera affettuosa, diciamo, ma in maniera simpatica, toccandoci i piedi a distanza. Tra l'altro rientro anche con la mascherina. Quindi questo è il contatto che ho avuto con queste due signore. La storia della festa. La mia casa è abbastanza grande, e sotto diciamo che c'è una taverna. Sotto casa, quindi, perché io poi non ho visto nessuno, c'erano 4-5 bambini che si erano riuniti per fare una merenda, in alternativa a quella che era l'idea che loro si erano fatti di voler andare a mangiare la pizza la sera. Si avevano pensato di andare a mangiare la pizza. Mia moglie si offrì ma dove andate a mangiare la pizza fuori? Venite a casa, state a casa tranquille, state sotto alla taverna. E praticamente questa ipotetica festa di compleanno era in realtà una merenda di 4-5 bambine che, anziché andare a mangiare la pizza fuori, si ritrovarono a casa mia a fare la merenda. Le mamme in quel momento erano tornate a prenderle, e io in quel momento rientravo a casa e in maniera così simpatica li salutai con il piede, mantenendo tutte le distanze. I bambini io non li vidi proprio, non ci andai proprio sotto, proprio per evitare qualsiasi sorta di contatto, e da lì a 5 minuti me ne andai in camera mia e non vidi più nessuno. Ah, queste feste che impazzano. Così. Poi da questa cosa è uscita fuori che io avessi organizzato una festa. Ma c'è sempre, tra virgolette, non il fondo di verità, il fatto che io in qualche maniera pubblicassi giorni dopo, avessi pubblicato delle feste in giardino, delle goliardate in giardino con i vicini, quando eravamo tutti chiusi a casa con questi flash mob delle 6, no? Dove si metteva musica e si beveva un bicchiere di vino, da lì è diventato che io avevo organizzato la festa con i bambini, bla 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 bla. Ma questo fantasia. È come il gioco del telefono di un tempo, esattamente, no? Una voce che si amplifica, man mano che passa da un orecchio a un altro. Ma... Così all'inizio funziona. Del paese era raffreddore, alla fine del paese il paziente è morto. Esattamente, ed è la stessa cosa che è successa poi nello studio di Sant'Egidio. Sì, esatto, che riguarda un tuo collega. È un, allora, insomma, un socio, possiamo sì, dirlo sono, il nome perché è uscita la notizia, sono, Marco Ferri. Certo, esattamente. Cosa allora, è successo? Io sono socio di una SRL che ha uno studio dentistico a Sant'Egidio della Librata, del dottor Ferri Geremia. Qualcuno ha pensato bene, qualche mascalzone, qualche concorrente al quale piace giocare sporco, ovviamente non punto il dito su nessuno, ma non può essere, non è andata così, ha pensato bene di fare un collage dove, cerchiando la mia faccia di una foto all'interno di tutta l'equipe del nostro studio, mandandola in giro e dicendo che insomma quello studio c'era un positivo, per cui tutto lo studio è positivo. Da lì è diventato che il dottor Marco Ferri era intubato, e addirittura notizia di oggi che Ferri Geremia sta per morire. Esatto, diciamo che questa cosa gli allunga la vita secondo le credenze sì. degli scaramantici, certo. Assolutamente, però sì. È un po' esagerato. Ovviamente sì, e da lì è nata pure quest'altra fake news, quest'altra bufola che in qualche maniera abbiamo dovuto smentire, perché poi ovviamente i danni che ci vengono arrecati sono notevoli, un po' come il supermercato di Contorio, no? Certo. Sì,
È arrivata infatti la smentita proprio con un comunicato stampa del supermercato di Montorio, così come oggi Marco, anzi ieri sera, ha pubblicato un video dove dice: "Io sto bene, sto a casa, siamo tutti bene, anzi, sono ingrassato". Sì, Reclusione fa questo effetto. prometto anche che io sono un socio investitore, per cui non sono un socio lavoratore dello studio, non sono un dentista, non sono un operatore, non sono un segretario di quello studio. Per cui l'ultima volta che sono andato in studio fisicamente risale forse a 4 mesi fa, non ricordo nemmeno. Proprio per dire che non Perfetto. frequento lo studio, non sono parte integrante del team, ecco, se non un socio di capitale. Follia. Purtroppo E quindi niente, io faccio parte. questo è il fake news ai tempi della rete. Senti, ma Sì. tu però hai spiegato prima che ti sei, insomma, hai sentito questi sintomi, 37 e mezzo. Molti, ecco, poi ovviamente i casi più gravi finiscono in ospedale, sentono Certo. la mancanza. Tutti hanno detto però, raccontando appunto la sintomatologia, di avere la mancanza del respiro. Cioè, i tuoi sintomi, quali sono stati, al di là della febbre, dei 37 e mezzo? Allora, per quanto riguarda la manifestazione dei sintomi, insomma, leggendo un pochettino in giro, consultandomi anche con un mio fratello cardiologo che ho in Svizzera e quant'altro, o comunque quello che sappiamo un po', è che la maggior parte delle persone che contraggono il virus comunque sono asintomatiche. Quindi questa cosa è pericolosissima ed è il motivo per cui veramente bisogna stare a casa nel vero senso della parola. Perché se io non avessi fatto il tampone e non avessi scoperto di essere positivo, probabilmente di danni ne avrei fatti realmente in maniera inconsapevole, perché comunque credo che sarei riuscito a fare la spesa come minimo in questi giorni, ad esempio. Piuttosto sarei andato in farmacia a prendere qualcosa. Però non l'avrei mai saputo. Quindi al di là della febbre, questa mancanza di respiro, questo affanno, Lui non l'ha non avuto? le hai avute? No, nella maniera più Quindi assoluta. quasi asintomatico al di là della Sì, e febbre. pare Quasi che questi sintomi asintomatico. legati alla respirazione faticosa siano ascritti al circa il 15% dei contagiati, Esattamente. quindi una piccola, tra virgolette, piccola percentuale. È un ragionamento giusto il suo, perché è quasi asintomatico, però vedi, si è autodenunciato, ha Sì. fatto il tampone, ha fatto richiesta del tampone. Altre persone non l'avrebbero fatto. Ahimè no, e No, questa è la paura più grande che abbiamo, cioè che molta gente non sia così coscienziosa, che abbia tutto questo buon senso e che quindi vada allegramente in giro a spargere. esattamente, e questa è la cosa Ahimè. più pericolosa, ahimè. Questa è la cosa veramente pericolosa, perché in tantissimi, se tutti facessimo un tampone, probabilmente una stragrande maggioranza risulterebbe positiva. Positiva asintomatica, ovviamente, e quindi un Eh sì. problema perché si va in giro. Poi c'è un'altra storia che vorrei chiarire, se mi permettete, perché è Sì, uscita certo. fuori un'altra storia che me ne andavo in giro. Allora, sempre il martedì andai a Cusciano da mia madre a portare il pane. E il lunedì invece uscì, io abito in campagna, siamo qui a Pellegrande, ma in mezzo alla campagna più o meno. E il lunedì mattina uscì a fare, o il pomeriggio, ricordo, una passeggiata in campagna, in solitaria, insieme a mio figlio, piccolo, anche addirittura viviamo insieme in casa, ovviamente, ma camminavamo a distanza proprio per mantenere in maniera scherzosa tra di noi le distanze di sicurezza e incontro due persone, due mamme, due donne, due amiche, amiche così se si possono chiamare amiche del paese e ci fermammo 5 minuti a parlare a 7 metri di distanza l'uno dall'altro e eravamo d'accordo, insomma, sui ragionamenti che si faceva, sul fatto che comunque, insomma, di tutta questa storia, ancora non c'erano i DPR che ci vietavano di uscire nella maniera più assoluta e loro, niente, in maniera amichevole, sì, c'è ragione, pim, pam, pum. Praticamente mi ritrovo bombardato da messaggi pesanti su delle chat con il sindaco Daniele Palumbi qui nel suo profilo Facebook, mi ritrovo queste due che mi insultano.
che l'ho visto io in giro. Sì, ho capito, tu mi hai visto in giro, ma se ci siamo visti probabilmente c'eri anche tu, no? E quindi niente, per dire la falsità della gente, sotto stress purtroppo escono fuori le personalità. Certo, neanche la paura in questo momento. Sì, la paura fa dire fare cose che normalmente si eviterebbero con un po' di raziocinio. Le emergenze fanno venire fuori il peggio e il meglio di chiunque, quindi chi è capace di reagire lo mostra, chi è capace di andare oltre certe bassezze lo mostra, e anche chi è capace di bassezze lo mostra ampiamente. Assolutamente. La persona che ha registrato quell'audio, ci sono ovviamente le denunce fatte e tutto il resto, la conoscevi? No, io non conosco nessuno di quelli che sono mi hanno due le donne denunciate, una di Torricella e una di Montorialbo Mare. Io non ne conosco nessuno delle due, non conosco quei personaggi che mi insultavano sul web, non conosco nessuno di questi personaggi, e questa cosa mi fa ancora più male, perché anziché non è che mi aspetto messaggi di speranza, di cordoglio, di auguri da tutti, però voglio dire, di fronte a una situazione di questo genere, di fronte ad una malattia, anziché magari spendere un messaggio carino d'amore, si dà addosso in questa maniera veramente di basso livello. Però, ma in quanti ti hanno detto, ma che cosa sei andato a fare al nord? Perché le ho anche letti questi messaggi, non sotto il tuo post, ma purtroppo sotto i nostri post, tutto quello che abbiamo condiviso in questi giorni, quindi li ho letti, purtroppo visti, e fanno male? Sì, lo so, col senno di poi hanno anche ragione, oggi non ci tornerei ovviamente, ma è troppo facile piangere sul latte versato, no? Diventa gioco facile e chiaramente non è così. Oggi con se noi poi non ci tornerei, però devo dire anche un'altra cosa. Abbiamo viaggiato in quattro, anzi in cinque, perché uno, mio fratello in Svizzera, è tornato in Svizzera, è un medico, un cardiologo, e gli altri quattro tra dentisti e amici, insomma, siamo tornati in macchina viaggiando in quattro dentro la stessa macchina tutto il tempo, siamo rientrati e ad oggi loro non hanno sintomi, quindi è stata anche una botta di sfortuna, diciamo così, ahimè. Sì, probabilmente anche quello, non lo so cosa è successo, però per dire che insomma... Ma l'importante è che adesso il decorso sia positivo, favorevole, che non ci siano malesseri in corso, che in casa stiate bene, e le cose poi faranno il loro corso, poi naturalmente tramite il solerte lavoro di Daniela aggiorneremo su quelle che saranno le future vicende. Purtroppo sì, anche perché corso, H24, io ho finito qui, vado ad aggiornare, ormai sono H24, ieri sera per esempio questa brutta storia è venuta fuori a Cellino, che però non so se l'ha letta, Marco Di Valentino, di un ragazzo che ancora non sa, un uomo, di circa meno di 40 anni, che nonostante abbia fatto il tampone dal 5 marzo, si sia messo in isolamento, anzi il tampone l'ha fatto qualche giorno dopo, ancora non sa se è positivo o meno, anzi l'ha scoperto dai social, dal bollettino della ASL, dove dicevano che c'era un positivo a Cellino. Ma lui non aveva avuto nessuna risposta diretta. Esatto. Anche questo capita, Marco. Succede di tutto. Io capisco che in preda al panico, in preda alla paura, veramente succede di tutto. E mi sento anche di dire a questa povera gente, così non so se come definirla, che Dio c'è, Dio vede, Dio perdona tutti. Ma tanto la vita e provvede anche, ovviamente, tanto la vita, come dico sempre, io sono un runner e mi piace usare questa cosa, la vita è un po' come la corsa, questione di tempo ti mette al proprio posto, no? Giusto. Noi runner, quando partiamo prima di una gara, ognuno senti dire io sono forte, io corro veloce, spacco il mondo oggi. Poi spara la pistola, questione di tempo, questione di chilometri, e ognuno si rimetterà al suo posto, no? Esattamente. E così è un po' la vita, ecco, questa cosa mi piace sempre raccontarla. Esatto. Sono d'accordissimo con questa filosofia. Io ringrazio tanto Marco Di Valentino per la sua disponibilità e la pazienza, in bocca al lupo per tutto ovviamente.
Crepi o vive il lupo, non so come si risponde, c'è chi sostiene una cosa che un'altra, comunque va bene sempre. Grazie mille. Grazie Marco. E grazie a Daniela Facciolini per il suo lavoro di aggiornamento continuo e costante. Grazie a te, credo che abbiamo raccontato una bella storia questa sera. Ed è giusto dar conto alle persone di storie vere e che si risolvono anche in positivo, perché non sono tutti demoni in contagiati. Positivo è un po'... Sì, diventa solo da negativo, allora, cambio forma. È la verità, ahimè. Raccontare le cose come stanno... Ma abbiamo fatto ridere, però. No, bravissimo. Sì, sì, ma io, e non demonizzare chi ha un contagio addosso. Esatto. Io faccio gli auguri veramente a tutti, contagiati e non, perché speriamo veramente di uscire da questa brutta storia. Giusto per farci un'ultima risata, sul mio profilo WhatsApp, in tempi non sospetti, oramai da qualche anno ho scritto positivo sempre. Ecco, vedi? Era destino. Mamma mia. Era destino che lo fosse. Questa è una cosa che va cambiata adesso. Grazie di cuore, grazie. Ciao, grazie. Marco. Ci aggiorniamo più avanti qualche settimana e poi riprenderemo il sole di primavera in faccia, quello vero, ahimè. Esatto. Mi devo preparare con i filtri solari, sai che ho prendata di me, io sono bianca come un foglio di carta. Va bene, questi sono i cosiddetti trucchi, chiamavano i trucchi del mestiere. Positivo sempre ci è piaciuto però. Molto. Assolutamente. Bene. Grazie a te di vero cuore per averci regalato questa notizia che per noi è bella perché è vera. È bella per tutti. Sì, sì, e soprattutto rimette al suo posto, un po' al loro posto un po' di cosine, persone comprese. Bene. Grazie ancora. Non siate positivi però. No, positivi, diversamente positivi. Con alternativa positiva. Grazie. Noi ancora. Ci prendiamo ancora una pausa e tra poco incontreremo anche, sempre via Skype, il dottor Maurizio Brucchi qui con noi. State arrivederci. Benissimo, grazie. Lo studio medico Medea di Teramo ti offre tutte le soluzioni di medicina e chirurgia estetica per viso e corpo. Trattamenti anti-aging, filler per i volumi del viso e delle labbra, Botox per il trattamento delle rughe e dell'eccessiva sudorazione, protocolli personalizzati per la cura dell'acne e dei suoi esiti cicatriziali, della cuperosa e delle macchie cutanee, peeling e innovativi prodotti biostimolanti per la cura dell'invecchiamento cutaneo e della caduta dei capelli. Presso lo studio medico Medea trovi anche efficaci soluzioni per il dimagrimento localizzato e la cellulite, smagliature, capillari ed altri inestetismi del corpo. Chiama il nostro numero verde e prenota la tua consulenza gratuita. Studio Medico Medea, 30 anni di esperienza per la tua bellezza. Thank you.
Eccoci tornati in studio per l'ultima tranche di Zona Dilettanti in versione emergenza, quindi con ospiti insoliti o argomenti sicuramente inusuali per quello che era il principio da cui è nata questa trasmissione. Con noi in collegamento via Skype c'è il dottor Maurizio Brucchi, che ringrazio e saluto. Benvenuto. Salve, salve. Ovviamente impegnato in prima linea come tutta la classe medica, che ringraziamo, anzi non finiremo mai di ringraziarvi abbastanza. Lui, medico chirurgo, vede ogni giorno situazioni e quindi ha veramente contezza di quella che è la situazione. Da medico queste restrizioni credo siano adeguate, forse le vorremmo ancora un po' più strette, perché siamo stati noi italiani un po' indisciplinati anche nella nostra provincia, anche qui a Teramo. Ma sì, io innanzitutto vorrei ringraziare quelli che sono davvero in prima linea, che sono gli anestesisti, gli animatori, tutto il personale infermieristico e OS, che compreso i colleghi di malattie infettive e pneumologia, che sono quelli davvero che sono in prima linea. Noi ci siamo, però siamo un po', come si può dire, nelle retrovie, quindi è giusto dare contezza a loro che in questo momento davvero si stanno sobbarcando la parte più importante del lavoro e della quotidianità. Ma guardi, sulle misure, io credo che le misure sono giuste, seppure probabilmente, ma questo non lo dico io perché abbiamo tutti assistito a quanto il medico che è venuto, il collega venuto dalla Cina ha detto, quando ha detto troppa gente ancora in giro. Cioè forse non ci si rende conto di quello che sta accadendo, di quelle che sono le problematiche che ci sono dietro questa infezione, e soprattutto si pensa sempre che non toccherà mai a te, e quindi allora siccome io penso che non toccherà a me, a questo punto posso magari uscire e fare cose che invece non sono raccomandate. Io sono favorevole a misure più restrittive, forse l'avremmo dovuto già fare prima, perché di fatto poi il virus viaggia con noi. Se noi stiamo a casa, il virus è fermo, se noi andiamo in giro, il virus cammina con noi. Questo è oramai acclarato, si sa che non essendoci il vaccino, le misure di contenimento di una pandemia come questa sono dettate soltanto dalle misure di prevenzione. E l'unica misura che noi possiamo attuare, oltre quella della mascherina, quello del metro e mezzo, tutto quello che già sappiamo, è quello anche di non andare in giro. Quindi questo credo che sì, sicuramente le misure sicuramente vanno rafforzate, ma credo che il governo si stia accingendo a farlo, ma forse l'avremmo dovuto fare un po' prima. Sono d'accordissimo con lei, tra l'altro nella puntata precedente, la nostra oggi è la quarta, nella terza puntata c'era con noi in studio anche il dottor Tarquini, che è responsabile del reparto infettivi a Teramo, che ci ha aggiornato per quello che era appunto la settimana scorsa lo stato dell'emergenza, quindi i posti disponibili, l'ampliamento per quanto possibile del reparto, dei supporti necessari alla rianimazione al reparto infettivi, a rimarcato alcuni comportamenti virtuosi che sarebbero dovuti essere scontati per chi avesse capito, ma forse molta gente non ha capito la gravità della situazione. Noi lo ripetiamo in mille modi, voi in ospedale lo vedete, lo vedevano, perché adesso un po' si è calmata la situazione, anche con il pronto soccorso, con i vari pronto soccorso che non dovevano essere intasati nemmeno telefonicamente. La paura è comprensibile e su questo siamo tutti d'accordo, ma sentirsi invincibili o mettere in campo l'ipocondria non è assolutamente consigliabile. Ci sono dappertutto comunicazioni, siti di informazione medicale, di salute, che spiegano come riconoscere i sintomi, quando andare, quando non andare, in televisione, in radio, sul web, sono dappertutto. Cos'altro possiamo fare? Però qui siamo già in una fase più avanti, cioè quello dei sintomi, dei segni, i primi segni della malattia. Ci troviamo già di fronte ad una situazione dove probabilmente c'è o già un'infezione in corso, o comunque un'infezione che non è quella da coronavirus, ma magari da altro virus influenzale. Il discorso secondo me è ancora a monte, perché quando siamo arrivati a questa situazione probabilmente o siamo già malati di coronavirus oppure abbiamo una qualche malattia di tipo diverso, un'influenza, un banale mal di gola,
e a quel punto dobbiamo fare una diagnosi differenziale. Io credo che quello che non si è ben capito e che non tutti hanno ben capito nel nostro paese è che questa malattia è una malattia diciamo seria. Ora è chiaro che è stato detto che l'età media delle persone che sono decedute sono fra i 78 e gli 89 anni. È vero che sono persone che comunque avevano delle altre comorbidità, patologie, quindi altre patologie. Questo sicuramente è vero pure però che insomma hanno cominciato ad ammalare anche persone più giovani. Il paziente, il più giovane, questo ragazzo di 31 anni che è deceduto, anche lui però era stato a Cuba e aveva contratto un'infezione che lo aveva un po' come dire debilitato da un punto di vista immunologico. Però qui poi entriamo in un altro tema. Io credo che quello su cui bisogna assolutamente insistere è quello del discorso di cosa ognuno di noi può fare nel suo piccolo o grande per limitare l'infezione. Allora, ci sono categorie che purtroppo sono esposte, sono i medici, tutto il personale sanitario, per esempio i camionisti che stanno garantendo, facendo un grande lavoro che forse nessuno ne parla, ma sono quelli che permettono che i supermercati siano pieni e che i farmaci siano in farmacia. È un'altra categoria molto importante sottoposta. Ora, fatto eccezione di queste categorie, ce ne sono anche altre. Poi il resto, cioè la corsetta, se non si va a correre per un qualche tempo non succede niente. Esatto. Cioè, non è che si va a fare la spesa quattro volte in una giornata, per una volta ci si dimentica, che ne so, un ingrediente e poi bisogna andarlo a prendere assolutamente. Si fa meno di quell'ingrediente, cioè bisogna capire che limitare le uscite, gli spostamenti, i contatti, quello ci può preservare la cittadinanza da un'infezione. Perché poi diventa un discorso a cascata, perché poi se uno contrae il coronavirus ci sono le persone che stanno intorno a lui che probabilmente lo contrarranno, che poi magari escono, che poi magari incontrano altre persone anche solo per andare a fare una passeggiata sul lungo fiume e insomma poi diventa una cosa a cascata. Tra l'altro i dati ci dicono questo, i dati epidemiologici, si aspettava il picco per il 18-19, di fatto ieri è stata una giornata purtroppo no, con un numero di morti più alto che c'è stato, quindi anche questo ci fa capire e ci sono stati ancora tanti migliaia di persone che si sono infettate. Perché questo è il concetto che i cittadini devono comprendere bene. Poi tutto il resto è un discorso successivo che va affrontato. Io insomma che leggo spesso, mi documento spesso, vedo anche per esempio che si sta lavorando molto nel cercare di capire come mai quella zona dell'Italia, in particolare la Lombardia, in particolare Bergamo, sia una zona così colpita. Ieri c'era uno studio che sovrapponeva l'inquinamento e lo smog del nostro paese sovrapposto a quelli che sono il numero di casi. Si vedeva in effetti che c'era una coincidenza, cioè quella zona che è la zona che ha più alti livelli di inquinamento è anche la zona dove ci sono più casi. Probabilmente è una concausa, non è l'unica causa, ma forse è una spiegazione. Io dico anche che noi del centro sud probabilmente subiremo, non lo dico io, lo dicono anche gli studi epidemiologici, subiremo forse meno l'effetto del coronavirus, perché nel momento in cui poi, diciamo, quando si è deciso di passare da una zona rossa limitata a una zona rossa che riguardava tutto l'intero paese, queste misure probabilmente hanno limitato anche un po' i contatti, no? Seppure c'è stata quella fase di fuga che io posso anche capire, ma che però forse probabilmente andava evitata, di persone che da Milano, da quelle zone, poi sono rientrate, sono venute giù, portando per esempio in alcune regioni diverse malattie, anche nel nostro territorio è successo questo. Quindi però io credo che l'onda probabilmente noi la prenderemo, diciamo, con meno, sarà meno forte, ecco. E anche i numeri ci danno ragione. L'Abruzzo mi sembra che ieri o l'altro ieri era fra la 14ª e la 15ª regione per numero di infezioni da coronavirus. Ecco, ad oggi abbiamo letto poche ore fa l'aggiornamento, dava 65 nuovi casi oggi, venerdì 20 marzo.
Sì, che sono tanti, ma rispetto a quello che accade nel resto del paese non sono tantissimi. Esatto. Cioè, sono tanti, perché poi dobbiamo proporzionarla alla dimensione della nostra regione, voglio dire, sono tanti, ma non sono tantissimi rispetto a quello che invece accade ai 2000 e rot casi, esatto, che ci sono stati ieri, quindi voglio dire. Però c'è qui poi subentra il discorso anche di chi fa il tampone e chi non lo fa, mm-hmm, perché anche questo è un altro tema, esatto, sul discorso del tampone, perché probabilmente il tampone andrebbe esteso, perché si rischia che poi ci sono degli untori che vanno in giro, che non sanno di avere il coronavirus, sono asintomatici, però poi è vero che sono asintomatici, ma è vero pure che sono infettivi. Per cui questo discorso del tampone è un discorso sul quale, guardi, io credo anche questo, no? Insomma, io credo che poi ognuno è come l'allenatore di calcio, ognuno poi si sente allenatore e ognuno pensa di essere più bravo dell'altro. Mm. Io dico che prendere decisioni, io diciamo ci sono passato, certo, per cui lo so, quando gestisci un'emergenza prendere decisioni è sempre difficile, soprattutto prendere quelle giuste, e allora bisogna anche, come dire, dare una mano e comprendere chi in questo momento si trova nel ruolo di dover prendere delle decisioni. Non è facile perché non è mai facile, anche se c'è la scienza che ci dà una grande mano, ci aiuta molto, però di fatto se rifacciamo un piccolo excursus, all'inizio tanti politici italiani, anche i nostri amministratori, dicevano che era una semplice influenza, quindi probabilmente sì, un po' lo si è sottovalutato. Purtroppo sì. Teramo, secondo lei, si sta comportando in maniera abbastanza virtuosa? I cittadini hanno risposto bene? La popolazione teramana, lei vive su Teramo? Ma secondo me, io, per quello che vedo io, perché poi io sto quasi tutta la giornata in ospedale, soprattutto la mattina, però mi dicono che la mattina c'è tanta gente in giro. Troppa, c'è tanta gente in giro. Stamattina mi dicevano, sì, c'è troppa, mi dicevano che alle poste c'era un via vai continuo. Ora io non so che cosa bisogna andare a fare alle poste, si può anche aspettare per pagare un bollettino, si può, cioè, tra l'altro i soldi, lo stretto necessario, non li possiamo neanche spendere, è tutto chiuso, quindi, cioè, ci sono certi comportamenti che ripeto si potrebbero evitare, non ha senso. Poi diciamo che la sera verso una certa ora è come se calasse il coprifuoco, di fatto non si vede più in giro nessuno. Dopo, però non è che il comportamento, sì, quello della sera cancella quello della mattina, notato, no? Certo. E quindi dovrebbe... No, assolutamente, ecco, quindi un po' troppo in giro la mattina, questa necessità a tutti i costi di dover fare sport, di dover andare a correre, ripeto, si può tranquillamente far passare questo mese e mezzo senza far niente, ma mangiare meno, anche perché si è visto anche che il tipo di dieta è importante per le difese immunitarie, quindi diciamo non appesantirsi troppo, soprattutto la sera, fare più pasti al giorno, 4-5 pasti al giorno, una dieta ricca di verdure e soprattutto di vitamina C, di sostanze antiossidanti, no, ecco, magari potremmo pensare un po' più a questo e non a questa, come dire, necessità di dover andare a tutti i costi. Uscire a tutti i costi, magari come dire, inventandosi anche di far fare la pipì al cane più volte in una stessa giornata, che poveri magari cagnolini, non ne ha neanche bisogno. Questo è probabilmente quello che bisogna fare, perché un altro aspetto, ma ripeto, questo è scritto, cioè nessuno deve pensare, cioè io credo questo, no? Lo diceva l'altra sera anche Cacciari, da un punto di vista anche quello economico, che è poi importante, cioè questa pandemia di coronavirus ci porterà a cambiare le nostre abitudini, assolutamente, perché nessuno deve pensare che è finita questa pandemia, perché finirà, poi potremo tornare a fare quello che facevamo prima. Basta guardare in Cina, hanno cominciato le prime attività a riprendere, si esce, però anche nell'autobus si sta a una certa distanza, si indossa sempre la mascherina, cioè purtroppo la coda sarà lunga di tutto questo discorso, non sarà una coda breve. Ma è prudenza... Quindi dovremmo cominciare ad abituarci anche a questo. Prudenza raccomandabile, come... assolutamente. Diciamo che questa botta molto forte ci dovrebbe insegnare qualcosa nelle nostre modalità di vita quotidiana. Speriamo che questo accada davvero per tutti, perché ancora qualcuno si sente troppo invincibile, ahimè. Lo so, però poi insomma io vedo anche
come dire, così le facce di persone che magari sono invincibili, poi quando vanno a fare il tampone, devono fare il tampone per tutta una serie di motivi, poi questa sorta di invincibilità viene meno, no? Perché poi di fronte alla malattia tutti quanti, insomma, ecco, abbiamo un atteggiamento, come dire, giustamente, per l'amore di Dio, giustamente, però vi ripeto, oggi qualcosa noi possiamo fare e quindi lo dobbiamo fare, questo è l'invito che bisogna già, non è adesso, uno dice, ma adesso, no, anche adesso, soprattutto adesso lo dobbiamo fare, in questa fase, ripeto, perché noi, mentre se il picco era atteso in Lombardia per il 18, 19, 20, noi insomma lo avremo un po' più tardi, quindi adesso è il momento di starsi a casa, fare quello che prima non si faceva, mettere a posto, magari chi ha la possibilità, farli adattarsi al, insomma, voglio dire, si possono fare tante cose che prima magari per mancanza di tempo non facevamo. Non si riusciva. Ne riparleremo, spero, in tempi migliori. Intanto io ringrazio il dottor Maurizio Brucchi per essere stato con noi in questa grazie nostra quarta puntata. Grazie e in bocca al lupo per tutto quello che ci sarà ancora da fare. Grazie, grazie a chi grazie. Ci ha seguito. Vi ricordo che alla fine della nostra puntata, tempo un'oretta circa, saremo di nuovo in replica e poi comunque sia, essendo stati anche in streaming su equonews.it, a breve sarà pubblicata la puntata anche sui social e su tutte le piattaforme web a disposizione. Grazie a chi è stato con noi, grazie alla parte tecnica Gilberto Marinozzi, io ringrazio per i nostri ospiti per la loro disponibilità, Pina Manente, Alfredo Natali, Marco Di Valentino, la nostra Daniela Facciolini e Maurizio Brucchi. Chiudiamo con un contributo video che ci permetterà di salutarvi in maniera aggiornata e pertinente, grazie a Leo Nodari. Noi ci vediamo qui venerdì alle ore 21, come sempre, in zona dilettanti. Vai Leo. Salve, un grande saluto a tutti gli amici di Econews, un saluto naturalmente a Walter e a tutti i ragazzi della trasmissione. È un momento difficile. Certo, per Teramo e per tutto il nostro Abruzzo è un momento difficile e non certamente devo dirvelo io, però credo che in questo momento, più di altri momenti, come fu per i giorni del terremoto, è necessario un grande messaggio, un forte messaggio di speranza, con la convinzione che dipende tutto da noi. È chiaro che se noi affronteremo questa prova che ci è stata mandata con paura, chiudendoci, pensando sempre al peggio, è chiaro che il virus avrà vinto ancora prima di vincere. Credo invece che ci sia un altro modo di pensare, più ottimistico, ma anche, perdonatemi, più realistico. Dipende tutto da noi. Se continueremo a mantenere la calma, a rispettare quello che ci viene per il momento indicato, cioè il rispetto di alcune regole, semplici regole. In fondo ci si chiede di rimanere a casa, di leggere un libro, di ascoltare un disco, magari di stare sul computer, di giocare, di guardare un bel film. In fondo ci si chiede di scambiare due chiacchiere in famiglia un po' di più, di chiamare degli amici e comunque di passare del tempo in maniera piacevole. Non ci si chiede di andare né alla guerra né di fare delle cose particolari. Ecco, io mi rendo conto molto meglio di altri che il momento è molto difficile, perché anch'io nella mia attività ho subito grosse perdite. Basti pensare che dal 1 aprile a metà maggio avevamo qui a Roma il Cirque du Soleil, tutto esaurito, una tenda da 5.000 posti per 40 giorni, tutto pieno, e proprio in questi momenti stiamo cercando di, anzi, per forza dobbiamo spostare la data, ma spostare la data di un tour internazionale significa spostare Parigi, spostare Londra, spostare New York, spostare Los Angeles. Quindi non è semplice, ma siamo costretti a farlo e lo facciamo con l'ottimismo della volontà, cioè sapendo che quello che non è possibile fare oggi sarà possibile farlo a ottobre.
Certo, la perdita è dura, certo il governo per il momento non sta affrontando e non potrebbe affrontare così velocemente questa prova. E per questo motivo, amici teramani, abruzzesi, dipende molto, molto tutto, io direi, da noi. Oggi mi hanno raccontato un episodio, telefonicamente mi hanno raccontato un episodio un po' brutto, cioè di un vapoforno noto che ha deciso di non fare più il pane. Ecco, questo è un segnale che una città di Teramo non può accettare. Non può accettare perché tutti dobbiamo continuare tutti a fare il nostro dovere. E tutti coloro che vanno a lavorare devono continuare a lavorare sapendo che c'è tanta gente che conta sul forno, sugli alimentari, sul fruttivendolo, sulle bravissime persone che continuano a mantenere aperti questi Conad o piuttosto altre ditte, e che devono fare il loro lavoro. Certo, è difficile. Ma dobbiamo fare ognuno di noi la nostra parte, come lo stanno facendo i medici, come la stanno facendo gli straordinari infermieri, come lo stanno facendo i ragazzi in divisa, come lo stanno facendo i volontari, le volontarie meravigliose della Croce Rossa e della Protezione Civile. Ecco, questo è lo spirito positivo che ognuno di noi deve portare in campo. Siamo in campo per giocare una partita che non volevamo giocare. Che a gennaio nessuno ci avrebbe detto che saremmo stati costretti a giocare, ma che adesso dobbiamo giocare e che non possiamo perdere. E quindi tu, Walter, mi insegni che quando si gioca una partita, innanzitutto la testa è fondamentale per vincere. Noi abbiamo una sola possibilità, vincere. Quindi con ottimismo, con forza, con determinazione, con coraggio, senza scoraggiarci, senza deprimerci, con la grande volontà, e perché no, per chi come me, con la fede, ognuno deve fare, continuare a fare la propria parte. E allora questi 15-20 giorni, questo mese massimo che ci separa da qui al momento in cui questo virus sarà un ricordo, dobbiamo continuare a fare quello che ci viene chiesto di fare, ognuno come può, ognuno come sa, con la fedeltà al nostro paese, alla nostra regione, alla nostra famiglia e per il bene di ognuno di noi. Con questo io vi mando un grande abbraccio.